Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. È finita la partita Pisa-Cosenza, Arena Garibaldi, stadio Romeo Conetani. Bene, oggi un Pisa è sceso in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, scintillante io direi nei primissimi minuti. Scusate, ha affrontato un Cosenza che è comunque risultato combattivo poi per il corso, per il resto della partita. Io direi così, un Marutan scintillante veramente, Marutan che oggi ha fatto vedere veramente grandissime cose. Poi bravo anche Nagy, Hermansson e Steves e ovviamente il nostro Masucci. Bene, apre le danze Marutan al dodicesimo, quindi Pisa va in vantaggio e poi chiaramente abbassa leggermente il baricentro dove il Cosenza si fa vedere qualcosa, ma alla fine io direi un primo tempo fondamentalmente appannaggio del Pisa. Poi vedremo che nei 5 minuti di recupero, che fondamentalmente c'erano tutti perché insomma dovuti anche allo scontro con Torre Grossa eccetera, quindi c'era da recuperare, sono stati concessi 5 minuti e lì al 45esimo più 4 Gaetano segna la seconda rete per il Pisa, quindi si chiude il primo tempo dove il Pisa è in vantaggio per 2-0. Nella ripresa un Cosenza fondamentalmente che poi vedremo effettuerà i cambi e non ha mollato un minuto, questo bisogna dargliene atto, non ha mollato un minuto. Il Pisa dal canto suo è andato in vantaggio, un ulteriore vantaggio, il 3-0 dettato sempre da Maruta, e siamo al 62esimo, quindi il mister effettua i cambi anche per noi, Sibilli, Tramoni e gli Ozzi, insomma. Un Pisa, io direi così, che fondamentalmente si è mangiato almeno 2-3 reti. Si è mangiato, insomma, anche perché il portiere del Cosenza ci ha messo il suo. Quindi, via via nello scorrere del tempo, il Pisa si è fondamentalmente abbassato, ovviamente, e il Cosenza trova la rete con Durso all'82esimo. Che dire, un Pisa che secondo me ha dato prova, una bella prova oggi, ha fatto veramente una bella prova contro un Cosenza che, ripeto, no, secondo me non ha mollato mai un minuto, ma ha trovato anche una difesa forte. Insomma, al di là della rete di Durso, un Pisa che ha reagito bene Hermansson, anche Beruato, e Ionita è in ombra. Non ci siamo con questo Ionita, non ci siamo. È inutile, si insiste e si persiste, metterlo in campo, va bene, dice poi crescerà, vabbè, aspettiamo che cresca, speriamo che non cresca alla fine del campionato, cioè le ultime due partite, vediamo un po' se riusciamo a far crescere sto ragazzo. Meglio Nita non mi piace per niente, ma quant'è che lo dico che questo ragazzo non va, è spaesato. Oggi praticamente ha preso il posto di Touré, no? Fondamentalmente, ma non va. Questo dove lo metti, non va. È inutile insistere e persistere. Comunque, vabbè, mo vedremo. Dobbiamo affrontare il Cagliari, se non erro, quindi vedremo cosa dirà. Poi insomma ci sarà lo stop, poi avremo il bar, insomma, via via. E bene così, e bene 3 punti in casa. 3 punti che fanno classifica, 3 punti che muovono la classifica. Il Pisa sta uscendo finalmente piano piano dalle sabbie mobili, insomma, in cui ci aveva condannato Mister Maran e le sue idee psicologiche. Bene così. Quando è rientrato il Mister D'Angelo abbiamo collezionato 3 vittorie, 3 pareggi. Bene così, perché insomma fondamentalmente questa vittoria ci voleva un Pisa, ripeto, che secondo me oggi, ma soprattutto quelli che poi ho menzionato nella striscia, insomma nello scorrere, io direi Maruta, Nagy, Hermansson, Steves e ovviamente Masucci. Bene,
ragazzi, io vi aspetto, che poi tra l'altro lunedì avremo anche un ospite, io vi aspetto lunedì per la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Non mancate, mi raccomando, numerosi, tutti insieme, va bene? Bene, posto così, io per questo video la chiudo qua e vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A lunedì!